Amici e amiche, benvenuti, bentornati, ben ritrovati. Siamo all'undicesima puntata di questo ciclo di catechesi, danno un senso alla vita di cielo. Oggi, se Dio vuole, dovremmo concludere quest'altra sezione dedicata, come stiamo constatando, a un tentativo, ecco, di fare chiarezza, di discernere, di imparare, ecco, a discernere, a riconoscere quello che ci muove, quello che accade dentro di noi e intorno a noi, il grande tema del discernimento degli spiriti. Sappiamo benissimo che per poter guarire, per poter essere liberati, per poter essere sanati da Gesù, questa prima tappa del nostro percorso è finalizzata a cercare di abilitarci, di attrezzarci, insegnarci un po' a comprendere quello che accade dentro il nostro cuore, dentro noi stessi. È un'arte mai sufficientemente acquisita, ma è l'arte delle arti, è fondamentale. Con la prudenza, che ha molto a che fare con il discernimento, era definita dai classici la regina di tutte le virtù, e il discernimento è proprio la base, la piattaforma, perché il grande problema è poter essere ingannati o completamente ciechi. Quando affronteremo il discorso della guarigione, con tutto quello che comporta, vedremo per esempio quanto sono importanti, spero di riuscire anche a fare un percorso esaustivo, i Vangeli, dove Gesù, per esempio, guarisce i ciechi. Avremo anche una puntata tra non molto che ci insegnerà, per chi non lo sapesse già, che tutti quanti noi siamo strutturalmente in parte ciechi, d'accordo? Quindi quando poi uno ascolta alla luce di quello che impara dalle informazioni per quanto riguarda questo argomento, ci aiuteranno anche le scienze umane, insomma, quindi non c'è molto da discutere. E quando impara che è cieco, quindi capirà anche come mai Gesù interviene sui ciechi, come mai nei Vangeli le guarigioni dei ciechi hanno un ampio margine. Sono tantissimi di racconti di guarigione di ciechi: il cieco nato, il cieco di Gerico, un altro cieco ancora, insomma, quindi capiremo un pochino meglio, se Dio vuole. Comunque, terminiamo l'analisi della sezione del testo dello Scaramelli, che se, come spero, questa sarà l'ultima puntata dedicata a questo tema, caricherò sul mio sito, quindi metterò un upload di questo schema e poi lo renderò fruibile. Questo perché il testo dello Scaramelli, che si trova online, qualcuno mi ha scritto e dice dove lo posso trovare. Adesso lo faccio vedere in tutte e due, ecco, sia nella ripresa differita che quella in diretta. Guardate, questo testo risale soltanto al 1800 in numero romano, vedete qui sotto. Questo è il testo dello Scaramelli, questo è una grande, insomma, chicca di sapienza, ma è introvabile. Dentro, se uno si vuole andare a sbizzarrire, ancora scritto in caratteri arcaici e in un italiano, vedete, c'è il testo a fronte latino. E anche la traduzione italiana è abbastanza arcaica, obsoleta, insomma, no? Tanto per fare un esempio. Quindi adesso questo per dire, insomma, averci fatto una piccola sintesi fruibile, senza che nessuno pesca l'aureola, è un servizio che ho fatto anzitutto a me, perché dopo averlo letto con molta fatica, ho appunto custodito queste informazioni per me e per il mio ministero. Le metterò appunto anche a disposizione, nel senso che poi chi vuole potrà tornare su queste cose, rifletterci, pensarci, insomma, senza bisogno che si ascolti una catechesi lunga un'ora come queste che sto facendo. Quindi lo scritto ci dovrebbe aiutare un po'. Ecco, sarà a disposizione. Mi raccomando, ecco, ci sarà un link sotto il video di YouTube, così come sotto tutte quante le piattaforme podcast, dal mio sito web, Spreaker, Spotify,
iTunes Podcast, credo che questo sia anche su Google Podcast, e sotto la descrizione ci sarà un link. Download del file dello Scaramelli, si clicca e viene scaricato. Quindi più di questo, non mi fate sempre 3.000 domande, 3.000 mail, perché capite, se non posso stare appresso tutte queste cose, chi non è pratico deve trovare un amico, un figlio, un nipote, un qualcuno che è un pochino più sciolto con il mondo digitale e che l'aiuta, insomma, perché non ce la faccio, perdonatemi, insomma, pure a mettermi a fare. Quindi io metto queste cose a disposizione, certamente bisogna poi imparare ad utilizzare questi strumenti per averli a disposizione, no? Come tutte le cose bisogna dedicarci un pochino di tempo. Io molte volte scherzo con le persone, se mi posso permettere una divagazione, antecatechesi. Molta gente si compra l'iPhone, l'ultimo modello di iPhone, c'è l'iPhone, adesso non so neanche che numero sono arrivati, il mio è abbastanza datato, non so se sono all'11, al 12, il Pro Max, cioè, ma lo usa, cioè io dico, tu c'hai una Ferrari, ultimo modello, ma la guidi come se ci avessi una 500 degli anni 50, non ci sanno fare niente, perché non c'hanno la pazienza, perché un aggeggio del genere fa un sacco di cose, è solo che ragazzi, la scienza infusa ce l'avevano Adamo ed Eva, noi adesso non ce l'abbiamo più. Quindi le cose per impararle, purtroppo devi mettere, dedicargli tempo, pazienza, trovandolo il tempo. Sapeste quanto quanta fatica faccio io a trovare tanto tempo? Ecco, vabbè, chiuse tutte quante queste parentesi, adesso andiamo a vedere l'ultima sezione, che sono gli spiriti dubbiosi e gli incerti, li chiama così, questa è una parte molto importante, a mio avviso, e i caratteri dello spirito umano. Quindi qui abbiamo un punto di contatto anche, questo ciclo di catechesi si chiama Dal non senso alla vita di cielo. Io non voglio, insomma, adesso anticipare la conclusione, ma la vita di cielo, cioè vivere il cielo sulla terra, come diciamo nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Quindi la vita di cielo, si sa bene, io lo so, che è vivere perfettamente fusi e uniti con la volontà divina. Quindi, cioè, i caratteri dello spirito umano sono proprio, è come il polo nord e il polo sud, è proprio l'anti volontà divina, proprio, è proprio gli antipodi. Quindi, e purtroppo vedremo che forse qualcuno di questi caratteri ce li abbiamo addosso come una specie di zecca, insomma, di parassita, e dovremo cercare di svincolarlo, svellerlo, farci qualcosa, insomma, per buttarlo via lontano da noi, perché così si campa molto malamente. Allora, una rassegna rapida. Gli spiriti dubbiosi e incerti sono quelli che, sotto l'apparenza di bene, potrebbero cenare un'illusione. Guardate che ce ne sono a valanga di fenomeni di questo tipo in giro. Si chiamano appunto dubbiosi o incerti perché? Perché per come si presentano generano il sospetto di essere mossi dal male pur sotto l'apparenza del bene. Ovviamente bisogna fare un discernimento caso per caso, e qui, figlioli miei cari, gioverà molto ricorrere al consiglio per avere la sicurezza di certe cose di una persona esperta, cioè di un sacerdote che sia capace di fare la guida spirituale. Non tutti lo sono, dico subito questo qui, con tutto il rispetto per tutti quanti i miei confratelli, ma come ci diceva sempre il cardinale Petrocchi a noi giovani preti, ci sarebbe un grande bisogno di direzione spirituale fatta bene, però, perché è molto difficile fare bene la direzione spirituale, enormemente difficile. Avvertimento, quindi vabbè, chiusa parentesi. Allora, primo spirito dubbioso e incerto. Uno spirito che, dopo aver scelto uno stato di vita,
aneli ad un altro stato. Ok? Deve ritenersi molto sospetto. Facciamo un pochino di esempi. Allora, deve ritenersi molto sospetto, soprattutto quando, se una persona è sposata, non può stare a pensare tutto quanto il tempo se mi fossi fatto oppure prete, oppure se fossi entrata in monastero, oppure cominciare a fantasticare. Uno stato di vita scelto è scelto, specialmente quando, come quando uno abbraccia la vita matrimoniale, questa cosa qui è irreversibile. Il problema si pone per esempio però, e qui sono cose che possono succedere, chi ha scelto uno stato e magari anela verso un altro stato di vita che di per sé sarebbe compatibile. Per esempio abbiamo avuto il santo curato d'Ars, un caso famoso, che per tutta la vita ha avuto come sogno di ritirarsi in monastero, lo scrive nelle sue opere, dice io voglio andare in monastero a piangere i miei peccati. San Giovanni Paolo II racconta, chi ha letto per esempio Dono il Mistero o altri suoi scritti personali, che quando era seminarista aveva chiesto di farsi carmelitano, ma gli fu proibito dal suo padre spirituale che era carmelitano. Ok? Però per esempio un Sant'Antonio da Padova, ecco perché ci sono spiriti dubbiosi o incerti e che la verifica va fatta caso per caso, Sant'Antonio da Padova sapete tutti quanti che è nato come agostiniano, era agostiniano, non era francescano. E conosciuto San Francesco è voluto diventare francescano. E quella era la volontà di Dio. Madre Teresa di Calcutta, per esempio, tutti sanno, spero, che è nata come suora di una congregazione, adesso mi sfugge quale era. Dopodiché, al sentire da Dio questa chiamata, si era andata in mezzo ai poveri e ha fondato la sua congregazione. Altro caso famoso, Suor Lucia di Fatima, buonanime. Suor Lucia di Fatima era entrata prima nelle suore Dorotee, dopo le apparizioni, e poi a un certo punto è diventata carmelitana scalza, e lì poi è rimasta per tutta la vita. Ok? Quindi, ordinariamente è uno spirito dubbioso e incerto, ci possono essere però delle eccezioni. Ecco perché il discernimento va fatto con attenzione, caso per caso. Poi, uno spirito che è portato a cose insolite, singolari e non molto adatte al suo stato è grandemente dubbioso. Anche qui, esempi. Un contemplativo che volesse fare opere apostoliche o una persona impegnata nelle opere apostoliche che amasse troppo la solitudine, la ritiratezza o la contemplazione, così come una persona sposata che volesse vivere da religiosa, volesse stare un sacco di tempo in silenzio, volesse avere insomma dei ritmi o delle modalità o quantità di preghiera che ce l'hanno manco in monastero. Così come che le persone che negli istituti religiosi, questo è un altro problema grosso di tanti, che da dentro il monastero o da dentro l'istituto si mettono a fare cose strane, particolari, estranee alla regola e fanno impazzire i superiori e le comunità. Ora, certamente, anche questo principio patisce delle eccezioni, perché pensiamo a una Santa Margherita Maria la Cocca che stava nell'istituto della Visitazione, riceve le rivelazioni del Sacro Cuore, o una Santa Veronica Giuliani, cioè, quindi anime straordinarie che Gesù Cristo gli chiede in persona di fare delle penitenze folli, ecco, folli umanamente parlando, loro dovevano farle, come una volta, insomma, mi pare che fosse Santa Veronica Giuliani, Gesù Cristo gli aveva detto che doveva andare in giro in monastero scalza, la superiore gliel'ha proibita, gli sono venuti due piedi gonfi così, mettendosi le scarpe che non si poteva mettere più, appena si è tolto sono tornati normali. O per esempio, no, era Santa Maria Maddalena dei Pazzi, non Santa Veronica Giuliani, ho sbagliato, c'è scritto tra l'altro qui nella nota, no? Quindi anche qui ci sono delle eccezioni, ma sono dei casi straordinari. Le eccezioni confermano la regola, noi non dobbiamo mai fare l'errore
che pensare che siccome ci sono stati dei casi straordinari, allora io sono dispensato. Mai. Cioè, noi dobbiamo stare sempre nei nostri criteri di discernimento nell'ordinario, non nello straordinario, non nell'eccezione. Perché già pensare che per noi ci sia un'eccezione è già quello un atto di superbia. Perché se io faccio parte dell'eccezione non posso essere io a dirlo, deve dirlo qualcun altro. Terzo, spirito che anela cose straordinarie nell'esercizio delle virtù è spirito dubbioso. Allora, cose straordinarie, che significa? Significa che ci si mette a fare cose che non sono all'altezza delle proprie spalle. Per esempio, anche oggi queste cose sono un pochino poco diffuse. La persona appena convertita si mette a fare, come dire, gesti ascetici eccessivi, digiuni eccessivi, penitenze troppo austere. Anche qui, con la scusa, per esempio, come in tutte le cose, sempre l'eccezione. San Benedetto e San Francesco d'Assisi, tutti e due tentati di lussuria, si sono gettati in mezzo ai rovi e alle spine. Ok? Quindi, questo non vuol dire che chiunque ci abbia una tentazione impura deve prendersi e buttarsi dentro le spine, questo è evidente. Ecco, perché se fanno una cosa di questo genere, evidentemente da principianti non significherebbe essere guidati dallo spirito buono. Ancora, spirito di grandi penitenze esteriori può essere dubbioso. Nel senso, attenzione, lo spirito di penitenza, l'abbiamo visto la volta scorsa e vedremo anche nello spirito umano, di per sé è una cosa buona. D'accordo? Quindi avere la virtù della penitenza è di per sé una cosa buona, ma alla virtù della penitenza è sempre, deve essere accompagnata la cosiddetta discrezione. Cioè le penitenze devono essere proporzionate allo stato di salute, all'età, al grado di maturazione spirituale, a quello che il Signore chiede a te, a quello che si può dare, d'accordo? Quindi ci deve essere un grandissimo equilibrio ordinariamente. Nessuna penitenza deve impedirti di adempiere i doveri di Stato, per esempio. Nessuna penitenza deve essere fatta in modo tale che venga messa a repentaglio la tua salute, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo argomento è un argomento delicato, per cui procedere da soli, quindi omettersi a fare cose straordinarie di testa propria o superiori alle sue spalle, ordinariamente non è una cosa che viene dal Signore. Qui su questa materia bisognerebbe più che su altre obbedire e tenere un buon riferimento con il proprio padre spirituale. Ecco, anche qui, ovviamente, ho detto che la direzione spirituale non è una cosa semplice. È chiaro che un buon direttore spirituale non fa ammazzare nessuno di penitenze, ma sa che di per sé la penitenza cristiana è una virtù. Quindi se un'anima si sente, come dire, mossa moderatamente da Dio ad offrire sacrifici e mortificazioni, di per sé questa è una cosa buona che va indirizzata, che va moderata, non va subito detto no, mi togli queste cose dalla testa perché non servono assolutamente a niente. Dire una cosa di questo genere è uscire dalla tradizione costante della Chiesa e entrare anche, l'abbiamo già visto la volta scorsa, in un campo dove è piuttosto lo spirito cattivo a instillare questa convinzione, cioè che le mortificazioni e i gesti di penitenza, con tutte le accortezze che ho già specificato e che non ripeto, non siano da farsi. Ok? Raccomando, per favore, piccola parentesi, mi scuso per chi vedrà la cosa in differita, chi segue le dirette, di non scrivere 200.000 commenti, specialmente di cose che esulano. Meno si scrive, meglio è, perché
perché si disturba sia chi sta parlando sia chi sta ascoltando. L'ho già detto altre volte, mi dispiace dover ripetere sempre le stesse cose e mortificare eventualmente le persone, quindi d'accordo, se uno va in un posto a sentire in una chiesa una catechesi, come l'ascolta? Seduto e silenzio. Se a un certo punto il predicatore dice finita la catechesi, se volete fare qualche domanda fatele bene, altrimenti si sta in silenzio. D'accordo, quindi quando si usano questi mezzi, ecco, è necessario avere questa discrezione, quindi non scrivere. Ok, io non posso rispondere in diretta perché sto parlando di cose che hanno un capo e una coda, d'accordo? Chiuso parentesi e mi scuso con chi ascolterà i podcast o le differite per questo inciso. Allora, spirito di consolazioni spirituali e sensibili è sempre molto dubbioso. È vero che le consolazioni vengono da Dio e sono da Lui donate e suscitate, d'accordo? Però può succedere che tali consolazioni possano essere indotte, specialmente in anime particolarmente sensibili o suggestionabili, dalla propria sensibilità, cioè da una ricerca smodata di piacere sensibile anche nelle cose spirituali. O altre volte può succedere, il diavolo può alimentare queste pseudo consolazioni sensibili per indurre l'anima in superbia e vanità, cioè guarda quanto mi consola il Signore, guarda quanto sono santo che vivo tutte queste cose, quindi se vivo tutte queste cose sarò un prediletto, sarò una prediletta, chissà quanto mi ama il Signore. Allora, quando una cosa viene realmente da Dio, questo è un punto d'attenzione che specialmente i direttori spirituali devono avere. Dov'è che si vede se questa è una cosa, se una consolazione viene da Dio? Bisogna vedere come l'anima rimane dopo. Quindi, se oltre ad avere questi bei diletti sensibili, le lacrime, tutto quello che uno vuole, la percezione della presenza di Dio, i tocchi che lui dà, eccetera, eccetera, ma com'è poi il tuo intelletto? È cresciuta la tua conoscenza e la tua fede? Com'è la tua volontà? Sforzi di vivere secondo virtù? Cresci nelle virtù? Ti sei rafforzato nella santità? Se dopo tutti quanti questi diletti l'anima non progredisce in santità e in virtù, è chiaro che la consolazione è molto sospetta. Non è detto che venga dal demonio, ma potrebbe appunto semplicemente venire dalla propria sensibilità iperattiva. Quindi non è detto che ci sia il Signore. Ancora, le lacrime prolungate ed eccessive. Le lacrime che vengono da Dio, esiste un dono, il dono delle lacrime. Durante le consolazioni che il Signore dona, il fenomeno del piangere è un fenomeno assolutamente normale. Però anche qui, cioè, per esempio, se lo fa un uomo è già molto meno sospetto che se lo faccia una donna, perché come tutti sappiamo, le donne, specialmente le donne sensibili, sono molto facili al pianto, d'accordo? E piangono per tanti motivi anche che non hanno molto a che fare con la santità, no? Allora, qui lo Scaramelli specifica che le lacrime che vengono da Dio, quali sono? Quelle che spingono a piangere i peccati propri o altrui. Pensiamo, questa è quanta gente che mi scrive su tante questioni che si vedono in giro nel mondo, nella chiesa, dico, vedete le cose brutte? Vai davanti al crocifisso e fatti un bel pianto. Piangi con Gesù, perché certamente Gesù non è contento di vedere le cose brutte. A molte cose brutte non ci possiamo fare niente, purtroppo. E parla uno che se potesse vorrebbe fare molto, ma a molte cose brutte non ci si può fare proprio niente, purtroppo. Se non pregare e piangere davanti al Signore. Quando Gesù dice beati gli afflitti perché saranno consolati, si riferisce a queste lacrime. Chi piange i peccati propri, chi piange i peccati altrui, chi piange le sofferenze di Gesù. Questa catechesi capita già nel tempo di passione, al ridosso della settimana santa. Voglia piangere settimana. Le sofferenze di Gesù, le sofferenze della sua divina madre. Queste sono lacrime sante. Ora, anche qui ci sono lacrime che escono dalla sensibilità umana, che non hanno niente a che fare con la santità, cioè quelle
che vengono dalla natura, appunto, e che fuoriescono da cuori molto sensibili e facili a commuoversi. Bisogna vedere la motivazione che ti fa piangere. Oppure altre che vengono dal demonio, e tu te ne accorgi quando le lacrime, come succede dal demonio, hanno come fine che chi vede la persona vivere queste cose pensi che sia santa e quindi cresca la vanagloria. Infine, il cosiddetto spirito di rivelazione. Cioè, le persone, anche qui sapeste quante ce ne stanno in giro? Tante, d'accordo? Quante mi hanno anche contattato, non avete idea, d'accordo? Persone che pensano di avere i messaggi, le rivelazioni da parte di Tizio, di Caio, di Sempronio, del santo X, dell'angelo Y, del non so cosa Z, d'accordo? Allora, attenzione, il Signore da sempre ha suscitato anime autenticamente mistiche, di sesso maschile e di sesso femminile, a lui molto care, ma la prima cosa che hanno è un grande avanzamento nella via delle virtù. Estasi e rapimenti sono molto remoto sospette quando raggiungono un'anima che non sia stata già abbastanza, non poco, purificate, stigmatizzazioni, coronazione di spine, segni della flagellazione, capitano normalmente ad anime eroiche. Nel corso della storia della Chiesa, purtroppo, in letteratura sono ampiamente attestati fenomeni di questo genere di origine palesemente diabolica. Basta leggere un pochino di classici, per esempio una buona rassegna ne dà Sant'Alfonso Maria de Liguori nei suoi scritti. Possono esserci dei casi, che Dio ce ne scampi e liberi, perché sono complicatissimi, in cui dentro lo spirito buono si riesce ad insinuare, a seminare la zizzania, lo spirito cattivo. E qui il malcapitato direttore spirituale che dovesse amministrare una cosa del genere, preghi molto il Signore perché lo aiuti a separare la zizzania dal grano e a non confondersi uno e a non nuocere al grano buono. Ecco, quindi mi raccomando, preghiamo sempre per i sacerdoti, specialmente per coloro che stanno in cura d'anime e specialmente per coloro che hanno il compito di discernere su queste cose. Torno a ripetere di non scrivere messaggi durante la diretta. Grazie. Infine, caratteri dello spirito umano. Lo spirito umano è l'espressione dell'umana volontà. Cosa fa l'umana volontà? Vabbè, facciamo una cosa, un attimo, l'umana volontà anzitutto cerca le proprie soddisfazioni, cioè accade per esempio che qualcuno che ha rinunciato al mondo, magari anche un religioso, un consacrato, mosso da questo spirito, quindi di soddisfazioni, va in cerca di palliativi, chiacchiere, curiosità dei fatti altrui, qualche divertimento di vario genere, giustificandoli in base alle proprie necessità, quindi la ricerca della soddisfazione propria. Secondo, questo è ciò che fa la natura umana, decaduta, la ricerca del proprio utile. Oh, e questo può capitare purtroppo anche ad ecclesiastici e religiosi. Chi conosce gli scritti di Luisa Piccarreta, per esempio, Le ore della Passione, per esempio, vedrà che Gesù lamenta di ministri che amministrano le cose sacre per interesse, per tornaconto personale. Se lui lo dice, vuol dire che queste cose possono esistere. Quindi il cercare l'utile proprio, non soltanto da un punto di vista economico,
ma a volte anche da un punto di vista di prestigio personale. La stima e l'onore sono beni che fanno molto gola a chi è infarcito di spirito umano. La seconda cosa, la terza cosa, terzo punto, la ricerca della stima altrui. Guardate che noi dobbiamo fare attenzione quando ci esaminiamo a vedere quanto questi spiriti sono dentro di noi, eh? E non dire subito io non ce l'ho, perché non è vero. Ecco. La ricerca della stima altrui, generalmente nelle persone che sono un pochino, ovviamente queste cose, lo Scaramelli non le scrive per quelli che nella Bibbia sono chiamati con espressioni un po' di altri tempi, ma tanto per capirci, pagani peccatori, li sta scrivendo per le persone che sono vicine, quindi per i cristiani battezzati. Quindi la ricerca della stima altrui generalmente non si manifesta in termini estremi o grossolani, però che qualcuno mi dica bravo fa piacere, anzi lo cerco. Se sei un prete, se fai una predica e qualcuno dice che bella predica, tu sei molto compiaciuto. Oppure magari un teologo che si affatica nello studio perché vuole raggiungere quella cattedra di un certo prestigio. Questo vi faccio chiaramente esempi vicini al mondo clericali. Oh, lo spirito umano, attenzione, aborrisce la mortificazione. Quindi, mentre la mortificazione eccessiva e disordinata è uno spirito sospetto, d'accordo? Perché ci si mette il diavolo a alterare la cosa buona, o quando uno aborrisce la mortificazione, questo è sicuramente spirito quantomeno umano, se non diabolico. Quindi perché? Perché la nostra natura tende al bene proprio, tende al benessere, quindi ogni cosa che gli dà la morte, sia nell'interno, le mortificazioni interiori, che nell'esterno, la fugge, come dalla peste bubbonica. D'accordo? E quindi qui uno tende sotto vari pretesti a concedersi molte comodità, molte soddisfazioni, molte vanità, addirittura i lussi, d'accordo? E questi spiriti vengono subito smascherati, perché se tu sei una persona spirituale, se ricevi una parola pungente, non ti inalberi subito. Se perdi qualche piccola comodità, la offri al Signore. Se devi soffrire un po' di freddo o mangiare un po' peggio, un po' di meno, e lo offri al Signore. Se perdi qualche soldo, e lo offri al Signore. Non minacci querele, cause, perché quello ti ha frodato, ti ha rubato, non ti ha dato il tuo, eccetera, no? Quinto, fa apparire i propri occhi diversi da ciò che si è. Lo spirito umano in genere ha molte illusioni, anche qui attenzione. Gli esempi che fa lo Scaramelli: alcuni principianti, quindi novizi nella vita interiore e di santificazione, molto imperfetti, quindi ancora, anche se pensano di non esserlo, si mettono in testa di convertire il mondo intero. Questa è la classica. Che cosa fanno? Si sono avvicinati al Signore da poco, hanno fatto il pellegrinaggio, hanno, che ne so, conosciuto il movimento X, oppure quel sacerdote che li ha colpiti Y, e cominciano a levare la pelle a tutti quelli che gli stanno intorno. Fanno le prediche dalla mattina alla sera, una testa come un pallone, che o diventano per forza santi pure loro, oppure non se lo levano più dalla testa. Adesso, certamente, ciò che muove un fine di questo genere è il fine di per sé non è cattivo, però non si può fare così. D'accordo? Oppure si mettono a fare i maestri di spirito, o ai loro pari, quindi i professori, o addirittura, ve l'assicuro perché mi è capitato una montagna di volte, diventando ridicoli poi, a chi certamente ne sa più di loro, sia per competenze, come dire, intellettuali acquisite, sia anche per esperienze pastorali vissute, e sia anche per quella che si chiama la grazia di Stato. D'accordo? Oppure altri si affannano a compiere una montagna innumerevole, eccessiva, di opere di carità, di opere buone. Sembra zelo e carità, ma non è altro che fuoriuscita del loro temperamento.
faremo modo di vedere anche i temperamenti. Iperattivo, focoso, inquieto, temperamento certamente disturbato da alcuni difetti. Ecco. Per esempio, c'è qualcuno che non si, che non si, che non si, invece che non si scuote mai qualunque affronto riceva. Dice: ma questo come è santo? No, non è santo. È un temperamento, lo vedremo, flemmatico, o peggio ancora, un temperamento flemmatico malato, cioè malato verso, come dire, l'ipertrofia di alcuni difetti di questo temperamento. Quindi non è soltanto flemmatico, ma diventa addirittura freddo e insensibile. Questa non è virtù, d'accordo? È difetto. Ok? Persone che appunto all'inizio della vita di orazione cominciano che piangono dalla mattina alla sera. Queste non sono ordinariamente lacrime sante, ma sono figlie, abbiamo già accennato, di forti emotività o di temperamenti malinconico. Il temperamento malinconico è molto facile a andare in lacrime, ma non per motivi santi, d'accordo? Molti piangono su questa terra che è una valle di lacrime. Pochi piangono per motivi santi. E quindi poche lacrime sono quelle, come dire, o infuse o provocate o benedette dal Signore. Sempre qui. Persone che in tempi di consolazioni sposterebbero le montagne, sembra che diventano santi con una settimana, e poi appena la grazia si ritirano non fanno più niente o addirittura abbandonano il cammino. Queste sono tutte quante manifestazioni di spirito umanissimo, più che umano. Poi, sesto punto. Il mischiare i propri atti con gli atti virtuosi delle persone buone per renderle meno perfette. Qui bisogna fare qualche esempio per capire questa cosa, no? Un temperamento collerico normalmente macchia tutti quanti i suoi atti con una certa inquietudine ed amarezza, lo zelo amaro o lo zelo indiscreto, che li rende alquanto odiosi agli occhi del prossimo, anche se sono buoni. Ancora, quindi, che capito, no? Quindi è lo zelo di per sé è una cosa buona, ma se lo zelo diventa uno zelo amaro e indiscreto, come è vissuto lo zelo di un temperamento collerico, quell'atto buono si mischia con i difetti del proprio temperamento e diventa meno buono. Si deve correggere assolutamente una persona che fa questo, eh? Oppure un flemmatico, quando deve riprendere magari una persona soggetta alla sua autorità, si rivela troppo debole, inefficace, appunto perché timido, dimesso. Un temperamento malinconico che fa un atto di carità, anche un atto di carità, un atto buono, ma lo fa con poca gioia e benignità. Quindi, mentre lo spirito umano non si dà pensiero nel fatto che compie gli atti delle virtù malamente, cioè perché fortemente influenzati dai difetti del proprio temperamento, invece uno spirito soprannaturale esercita la virtù, ma sfronda e si sforza chiaramente di sfrondare gli atti di virtù dai limiti e dai difetti che la propria natura ci mette dentro e che bisogna cercare però di eliminarli e di correggerli. Infine, lo spirito umano a volte muove a cose contrarie alla legge divina. Altre volte a cose meno conformi alla legge divina, altre volte ancora a cose necessarie alla conservazione dell'umana natura. Per esempio, a volte lo spirito umano chiede di fare cose contrarie alla legge di Dio, quantunque nel poco.
È il classico esempio, la bugia di convenienza. La bugia di convenienza non si dice. Se una persona è incline a dirle con una certa facilità, stia sicuro che è mossa da spirito umano. Uno spettacolo televisivo o mondano, non parliamo delle cose intrinsecamente da non vedere, ma pericoloso, dove sai che potresti imbatterti in qualche cosa che va oltre il limite, non è da vedere. Non lo è. Guarda altro. Se vuoi concederti e puoi concederti il diletto ogni tanto di ricrearti guardando qualche cosa. D'accordo? Secondo esempio. Quando si tende alla perfezione, se si vuole tendere alla perfezione, conversazioni superflue, eccessi di sollievi, che non sono certamente necessari alla vita, sto parlando di eccessi di sollievi, o alla salute, d'accordo? Lo stesso, divertimenti non consoni, per esempio, al proprio stato di vita, d'accordo? O ai propri doveri. Sono ordinariamente mossi dallo spirito umano. Perché? Perché ci possono portare lontano dall'unione con Dio, quindi dall'osservanza dei nostri doveri e soprattutto anche dall'unione profonda con il Signore. Se non altro per il motivo che, capite, cioè, la nostra giornata è limitata. Noi non abbiamo tutto questo tempo. Il tempo che abbiamo a disposizione è limitato. Più il tempo lo impieghiamo in cose che non sono strettamente necessarie, non sono utili, sono distoglienti, distraenti, esorbitanti, è evidente che meno unione con Dio ci avremo. Attenzione, qui stiamo parlando di pratiche di perfezione, quindi non è che stiamo parlando che tutti quanti debbano fare questo. Infine, terzo caso. Il caso in cui si cercano cose necessarie alla conservazione dell'umana natura. Oh, questo va tutto quanto bene. È chiaro che per essere sante, le cose anche normali e necessarie all'umana natura devono essere, questo ce lo insegna già San Paolo, fatte per la gloria di Dio. Anche il mangiare, anche il bere, anche il ricrearsi, anche il dormire, anche il vestirsi. Come dice San Paolo, fate tutto per la gloria del Signore. D'accordo? Adesso chiudiamo questo grande argomento e introduciamo l'altro argomento che tra l'altro è stato già introdotto. E il prossimo step da fare, è l'analisi dei temperamenti. Cosa sono i temperamenti? I temperamenti potremmo chiamarli, io li chiamo così per farmi capire, non vuole essere una terminologia, come dire, scientifica, io li chiamo il DNA psichico. Sappiamo tutti quanti che noi abbiamo un DNA fisico, d'accordo? Chimico meglio, che non è cambiabile, d'accordo? Noi non possiamo cambiare, a quanto ne so, il nostro DNA. Ecco, il temperamento è quella strutturazione di base, chiamiamola così, della nostra personalità che ha dei caratteri ben precisi e che tali rimarranno. D'accordo? Ogni temperamento ha delle caratteristiche positive e delle caratteristiche negative. Dal temperamento si distingue quello che noi chiamiamo il carattere. Comunemente non si fa questa distinzione, ma in teologia ascetica sì, perché il temperamento non lo cambi, il
il carattere invece lo plasmi. Cosa vuol dire il temperamento non lo cambi? Io, che non è tanto difficile capire che temperamento sia, non diventerò mai un temperamento che non sono. Tuttavia, però, se lavoro bene su me stesso, potrò fare in modo, uno, che le dotazioni positive del mio temperamento portino tutti quanti i frutti migliori possibili e immaginabili. Le zavorre negative che il mio temperamento si porta siano piano piano o corrette, addirittura acquisendo la virtù contraria, o controllate oppure gestite. Una persona che ha occhio interiore vede subito, quando vede il prossimo e gli fa un pochino uno screening di quello che è, le cose che vengono dal suo temperamento, cioè questo fa questa cosa perché gli è congenita, oppure quelle che fa perché si è imposto di farle e perché è guarito dal vizio opposto. Si vede benissimo una cosa di questo genere quando si ha un pochino di esperienza. Quindi il temperamento non lo cambi, il carattere te lo dai, e come te lo dai dipende dal lavoro che tu ascetico fai piano piano su te stesso con l'aiuto della grazia. Non ci so, con l'aiuto della grazia, evidentemente, vedremo nella seconda parte, anche chiedendo e avendo l'umiltà costantemente di chiedere a Dio l'aiuto per uscire fuori da tutti quante le gabbie, tutti quanti i limiti, tutte quante le pastoie in cui ci ritroviamo. Ora, un compito fondamentale sarà scoprire i nostri temperamenti. Si può subito dire qual era il temperamento di Gesù e qual era il temperamento di Maria. Devo alzarmi un attimo a prendere un paio di testi, così ve li faccio vedere, perché chi ce li ha ce li possa procurare un istante per chi segue la diretta. Eccolo qui. Allora, per i temperamenti, e non solo per questi, anche per tante altre cose, chi ha la pazienza e la voglia, il testo, tra i testi migliori insieme ad un altro, ma questo è migliore, si chiama Antonio Royo Marin, Teologia della Perfezione Cristiana. Questo è veramente un capolavoro. Nell'ultima, verso la fine, eccolo qui, eccoli qui i quattro temperamenti, da pagina 957 in poi c'è proprio la descrizione dei temperamenti, dei quattro temperamenti, in maniera molto molto puntuale. Io seguirò questo testo adesso per parlarne, adesso qui stiamo tanto introducendo, ed è fatto molto 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 bene. C'è anche un altro testo molto molto bello. Non ci sarà purtroppo la possibilità di approfondirlo bene, che è questo. Anche questo è un testo un pochino datato, ma è di un gesuita, di Alessandro Roldan, e si chiama Ascetica e Psicologia. Questo è un testo veramente straordinario, perché fa un'analisi di tre grandi gruppi, diciamo così, li chiama i somatotipo, e li distingue in tre, e dopodiché li applica a tre grandi santi di differenti, che sono San Francesco Saverio, San Francesco di Sal e San Giovanni Berchmans. Un collerico, un flemmatico e un malinconico.
Ma la cosa più bella è che la parte finale, molto molto bella, mostra come nostro Signore Gesù Cristo e evidentemente anche la sua Santissima Madre, anche se mi sembra che qui lui si fermi a nostro Signore Gesù Cristo, che cosa aveva? La perfezione di tutti i somatotipi e i temperamenti messi insieme senza i difetti di nessuno. Quindi questo è proprio il top, questo qui. In effetti, come vedremo, ogni temperamento per crescere e per santificarsi dovrà acquisire delle virtù che non sono le sue, ma che magari sono il punto forte di un temperamento differente. Questa operazione è esattamente la costruzione del proprio carattere e del proprio itinerario di santificazione verso le virtù. È chiaro che qual è l'immagine di una persona guarita, andiamo un pochino avanti, di una persona guarita, di una persona sanata, di una persona liberata, di una persona redenta dal Signore, santificata e incamminata verso il cielo. Teniamo sempre presente una cosa fondamentale. C'è un termine, oggi questo termine non va molto di moda perché è poco seguito, ma che si chiama equilibrio. Equilibrio. Quando si vede una persona umanamente equilibrata, psicologicamente equilibrata, asceticamente equilibrata e moralmente e spiritualmente equilibrata, questa è una persona che ha fatto un cammino, che ha già vissuto un ottimo itinerario di liberazione e di guarigione, si è già fatta molto lavorare, molto guarire, molto liberare dalla grazia, ha lavorato già molto su se stesso e sta ben incamminato. Facciamo subito un pochino di esempi, no? Immaginiamo una persona che fa tante elemosine, d'accordo? Tante, da tanto, da tanti soldi. In elemosina, tanti, fino quasi a trattenere per sé lo stretto indispensabile. Ok? Poi però, questa è una grande opera di misericordia corporale, tra l'altro molto impegnativa, perché mettere le mani dentro il portafoglio, tutti dicono che non sono attaccati ai soldi, che a loro non gli fa niente, dico sì, vediamo, vediamo. Bisogna sempre dare le prove di quello che si dice di essere, perché tutti quanti, chi è che sono tutti quanti bravi, vediamo che elemosine sai fare, quanti soldi dai in beneficenza, quanto sei distaccato, quanto guadagni e quanto dai gratuitamente di quello che tu prendi. Quindi se hai queste dimostrazioni non parlo più, ma se queste non ce le hai, sono soltanto teorie. Però immaginiamo una persona che veramente ce l'ha questa cosa qui. Poi però è facilissimo all'ira e alla maldicenza, che sono all'ira, chiaramente all'ira nei confronti delle persone che stanno davanti, e la maldicenza. Quindi fa una meravigliosa e impegnativissima e santa, di cui il Signore ricompenserà, opera di misericordia corporale, e poi però manca la carità fraterna, o a volte fa peccati veniali, attraverso il vizio dell'ira e della maldicenza. Domanda: è una personalità equilibrata questa? Cioè, si leva quasi il pane dalla bocca perché ha, come dire, la propensione a donare, cosa molto molto buona, e non è capace a morsicarsi la lingua piuttosto che vomitare veleno contro un fratello.
È chiaro che è una personalità squilibrata. Non è un'offesa dire che è squilibrata, cioè, anche se noi lo percepiamo come offensivo. Perché è squilibrata? Perché da 100 in una virtù, quindi da 100 uno che fa così, e sta a 5 o a 0 in un'altra. D'accordo? Allora, piuttosto che fare 100 e 0, sarebbe meglio che ci avesse 60, 60 e 60. D'accordo? Quindi da molto ai poveri, parla ordinariamente bene del prossimo e cioè, raramente gli scappa qualche cosa, e è mite, dolce e controllato, e solo di rado gli capita di, in un momento di debolezza, di disattenzione, mancare un po' alla carità fraterna, mortificare, trattare male qualcuno. Non so se mi sono spiegato, no? Allora, è chiaro che se la persona, il primo esempio che ho fatto, cioè una persona che ha questo squilibrio, se vuole può raggiungere l'equilibrio. Certamente, per raggiungere l'equilibrio, la prima cosa che dovrà fare è riconoscere profondamente questa realtà. Senza difendersi, poi avremo anche una puntata o forse due sui meccanismi di difesa. Cioè, io mi sto dilungando e non me ne pento, perché poi quando il quadro sarà completo, noi ci renderemo anche conto di una verità di fede che la Chiesa insegna e che non è molto molto bene capita. Cioè, dopo il peccato originale, figlioli miei cari, noi stiamo messi male. Non è che siamo messi male nel senso che si va a disperare, però stiamo proprio messi male. E abbiamo una montagna di nemici dentro di noi, senza neanche sapere di averli. Nemici che ci impediscono di fare una vita bella, che ci impediscono di camminare verso il bene. E queste cose bisogna conoscerle e riconoscerle, perché senza conoscenza non c'è possibilità di fare percorsi. Una volta che uno li conosce, la prima cosa che dovrà fare, perché noi non è che l'ho conosciuti, adesso ci penso io. Che ci pensi tu? Non ci pensi niente, tu devi andare, mettiti in ginocchio davanti al Signore e dire: guarda che mi sono, guarda come sto ridotto, guariscimi, sanami, fammi tornare a vivere. Dopo che gliel'hai chiesto al Signore, e il chiederlo al Signore deve essere una costante continua, quindi con spirito di profonda umiltà, il Signore ti dirà: bene, ti comincerò a fare le grazie e ti comincerò a condurre. Tu cominci a lavorare con me e quello che devi fare tu, fallo e fallo bene. Io ti aiuterò. Quello che tu non puoi fare o non riesci a fare, non ti preoccupare perché ci penso io. Funziona così. Allora, dalla prossima volta cominceremo a focalizzare bene i quattro temperamenti. Cosa sono e certamente come si fa a cominciare a lavorare su se stessi per darsi un bel carattere. Dopodiché, se Dio vuole, se non mi si dovesse poi alterare quest'ordine che c'ho abbastanza chiaro adesso, dovremmo fare un incontro sulla quadripartizione dell'io, quindi capire bene come è fatto il nostro io, sui meccanismi di difesa e poi anche sulle modalità, un altro tema molto importante e molto istruttivo del come noi viviamo le nostre relazioni con il prossimo, perché le relazioni con il prossimo ci fanno conoscere molto di chi siamo, dei problemi e delle ferite che ci portiamo dietro, una cosa alla volta, a partire dalla prossima settimana. La mia benedizione a tutti, una santa domenica di passione e di riparmi a tutti, ci vediamo, se Dio vuole, la settimana prossima. E se sempre tutto per la massima gloria di Dio. A presto!